avvicinare a noi le cose buone. Se conosciamo le leggi che presiedono la vita psichica, possiamo avvicinare a noi le cose buone e allontanare le cattive. Tale potere universale non è limitato all'uomo, poiché è attivo nell'istinto degli animali e giù, nella scala ontologica, anche nelle piante. Questo potere, ad esempio, permette alla bella donna di attingere l'atropina nel proprio ambiente naturale e al papavero di attingervi l'oppio, da cui otteniamo la morfina. Permette a certe alghe marine di assorbire cromo e iodio in grande quantità. Perché? Commento. Perché la natura si adegua alla vita. Le giraffe allungano il collo per poter mangiare, il picchio si adatta. Ci sono uccelli che fanno le uova quadrate per evitare che rotolino dagli scogli dove le depongono. La natura si adegua non per la volontà diretta dell'assoluto, che non si occupa delle uova quadrate o rotonde, ma perché l'assoluto è questo continuo evolvere. L'assoluto, infatti, non è il legislatore del mondo, ma è la legge del mondo stesso.